Buonasera. Grazie di essere intervenuti, grazie come sempre alla libreria per quest'opera preziosissima. Allora, oggi facciamo un passo indietro. Chi ha sentito, spero che qualcuno dei presenti l'abbia già sentita, la conferenza sui problemi sociali, visto che nel prologo ho detto che dalla fiaba passavamo all'utopia. E l'utopia qual è? La politica che non va dell'economia, la finanza che non strozza, l'economia reale, l'economia che non è solo competitiva ma anche fraterna, utopia. Per quanto poi tracce nel mondo ce ne sono, il mercato solidale, il microcredito, è che il male fa più rumore del bene. Oggi torniamo alla fiaba. Perché fiaba? Perché tutto quello che l'antroposofia afferma per la cultura ufficiale, la scienza, non è più nemmeno che un sogno. E quindi si ribadisce ancora una volta qual è la ratio di fondo di queste conferenze, di questo incontro, di tutto il lavoro antroposofico. Ritrovare le nostre origini, non perdere del tutto il legame con la nostra patria spirituale, dopodiché siamo perduti sicuramente. E questo naturalmente non in un livello fideistico, sentimentale, ma il più possibile a livello dell'uomo dell'epoca moderna, cioè che ha un pensiero molto sviluppato, cioè a livello della conoscenza. Tutto il mondo intorno a noi è un mondo spirituale incantato in ciò che ci circonda. La più grande produzione umana mai realizzata sono i primi 14 versetti del Vangelo di Giovanni. Se uno li sa interpretare, ci sono tutti gli stadi cosmici precedenti la Terra, in principio è il Verbo, le tenebre non l'hanno accolta, le tenebre è la Terra. Come comincia? In principio è il Verbo, cioè il suono creatore. È effettivamente così. Suono passato attraverso il fuoco per collegarsi con la materia. Mito di Prometeo. Prometeo che ruba il fuoco agli dèi per portarlo agli uomini. Questa è la strada per capire anche l'uomo veramente, perché astrattamente continueremo a proporre filosofie, ideologie, concezioni umanistiche più o meno campate per aria. Soltanto studiando a fondo la natura e i mondi spirituali, ciò che ci sta sotto, intorno e ciò che ci sta sopra, abbiamo una speranza di capire veramente qualcosa di noi. Ed è vero anche il contrario. Solo comprendendo l'uomo si può comprendere veramente la natura. Scienza dello spirito e scienza naturale, per quanto riguarda la costellazione dei fatti, non divergono mai, e sull'interpretazione, che siamo spesso su posizioni opposte. Allora, l'uomo quale sintesi della natura, il tema di oggi. Primo problema che si pone immediatamente, natura, rapporto tra quella organica e quella inorganica. Poi il rapporto tra l'uomo e le due, e infine tra l'uomo e l'animale, per via di questa diffusissima concezione che l'uomo altro non è che un animale molto evoluto. E qui abbiamo l'occasione per specificare, chiarire bene perché l'antroposofia è così legata alla figura di Goethe. Goethe, Wolfgang Goethe. Al punto tale che l'istituzione fisica massima, cioè il centro, l'edificio da cui prende la raggiera tutta l'attività antroposofica a Dornach in Svizzera, si è sempre chiamato Goetheanum, sia nella versione in legno che in quella attuale in cemento armato. Rudolf Steiner da giovane si è interessato moltissimo di Goethe, ha pubblicato parecchio e grazie a questo è stato chiamato poi all'archivio di Weimar a lavorare parecchi anni proprio per riordinare i manoscritti scientifici di Goethe. Per la cultura, diciamo così, tra virgolette, popolare, Goethe è noto soltanto come semi-artista, autore del Werther, del Faust, eccetera, eccetera. Ma la cultura più colta, scientifica, invece ha una certa contezza della sua presenza come scienziato e ricercatore. E in questa ottica non possiamo che trovare la figura polarmente, diciamo concomitante, se si può usare questo termine, che è quella di Darwin.
Goethe nasce grosso modo 50 anni prima di Darwin e Goethe non riconosce affatto la teoria atomistica, cioè la nascita della vita come un casuale e occasionale composito favorevole tra miliardi possibili, e tantomeno la teoria di Kant-Laplace, la nascita di questo universo da questa improvvisa esplosione gigantesca, teoria che ogni anno che passa diventa più oscura, perché prima i conti della materia non tornavano e allora si cerca la materia oscura. Adesso non tornano i conti dell'energia, perché se io sparo una fucilata col moschetto della Prima Guerra Mondiale, il 91 c'ha un tiro utile di 300 metri, dopodiché il proiettile cammina un altro chilometro e alla fine cade come un granello di grandine, non vi fa assolutamente niente se vi colpisce. Perché? Perché ha perso velocità e potenza spostandosi e allontanandosi dalla sorgente dello scoppio. Quindi tutte le galassie prodotte in quello scoppio dovrebbero rallentare a questo punto il loro moto, invece accelerano velocemente. E allora non basta la materia oscura, adesso c'è l'energia oscura. Una simile teoria, considerando tutte queste oscurità, bisogna accettarla a occhi chiusi, nell'oscurità, per fede. Quindi sia Goethe che Darwin si trovano di fronte alla stessa evidenza dei fatti, l'enorme varietà delle forme del mondo animale e vegetale. Potremmo anzi dire che Goethe si interessa più profondamente di quello vegetale, ma anche di quello animale, e che Darwin probabilmente no, più di quello animale. E questa diversità, questa immensa varietà di forme pone in loro l'interrogativo centrale. Come si spiega? Da tutta questa varietà Goethe ricava la conclusione che la costante indubbiamente necessaria va cercata altrove. Invece Darwin ricava la conclusione che la varietà in sé è l'elemento totalizzante che si spiega da solo. In un certo senso potremmo dire che uno cerca l'elemento costante che è alla base di tutte le variazioni delle forme, l'altro studia le modalità e la causalità della variazione delle forme stesse. Si potrebbero definire complementari. Riguardo a Darwin bisogna togliere di mezzo parecchi luoghi comuni che mi sono accorto recentemente sono piuttosto diffusi. Per esempio, nessuno sa che non era destinato al viaggio col famoso Beagle del capitano Fitzroy fino alle Galapagos. Ci doveva andare un vescovo molto quotato come entomologo naturalista. Quello all'ultimo momento ha rinunciato e hanno mandato Darwin, che era laureato in teologia e si apprestava a diventare vicario di un importante, non so se si chiamino parrocchie nella loro religione, diciamo un vicario di un'importante istituzione religiosa. Ha accettato a condizione che gli tenessero il posto. Poi, indubbiamente, gli dobbiamo riconoscere un merito assoluto d'aver fatto piazza pulita del creazionismo, di questa teoria infantile per cui ogni volta che nasce una nuova forma animale o vegetale, il Padre Eterno, la sera prima, è stato lì con lo scalpello, la plastilina a crearla. Teoria mai accettata da Goethe neanche in via transitoria. E L'origine delle specie, il primo libro, il libro più celebre di Darwin, fu pubblicato in una tiratura altissima a quei tempi, 1000 copie, tutte vendute il primo giorno, che significa che ce n'era veramente bisogno. Quindi sono complementari, ma in che modo? Abbiamo visto, uno si cerca di individuare la costante, l'altro è le leggi della variabilità. Però Goethe c'ha un passo in più. Si occupa dell'organismo rispetto alla natura inorganica e organica, e anche degli organismi tra di loro, che invece è il campo principale dell'azione di Darwin, la selezione naturale, cioè la lotta per l'esistenza tra i vari organismi. Ora, Goethe non ha mai attribuito l'importanza decisiva ai dettagli. Per lui non è decisivo quanti particolari abbia una creatura rispetto a un'altra. È prontissimo ad ammettere che siano gli stessi dettagli, ma riconosce la differente scala sociale dell'evoluzione al progetto, a quel quid ideale spirituale non percepibile coi sensi fisici, perché quando parliamo di ideale spirituale non dobbiamo immaginare una nostra produzione,
ma una realtà altrettanto efficace come quelle fisiche e chimiche, solo non si può percepire con l'occhio. Poi vedremo come si può percepire. E in quest'ottica considera evidentemente tutte le variazioni potenzialmente contenute in questo quid iniziale. E qui dobbiamo anche un momentino prendere le distanze tra l'organico e l'inorganico, perché la natura inorganica, essenzialmente il minerale, è caratterizzata da alcune fenomenologie precise. Il successivo è sempre determinato dal precedente, l'ordine non è precostituito e nemmeno il limite. I sensi possono percepire tutto il processo, poi interviene il pensiero che si limita a descrivere come si sono svolti i rapporti tra i vari fenomeni del processo, cioè pensiero discorsivo, l'unico riconosciuto valido per esempio da Kant, che per qualunque altra forma di conoscenza dice che bisogna affidarsi alla fede. Qual è l'esempio? La pietra casca dalla montagna, rotola, noi ne serviamo la caduta, colpisce il sasso, colpisce l'animale, colpisce. Se ci fosse ancora montagna continuerebbe a rotolare. E la prima pietra sposta la seconda è spostata la prima. Più o meno le palle di un biliardo, se sapete dare un colpo fatto bene, colpiscono, tutti i movimenti non sono che la successione dell'urto avuto dalla palla quando arriva. Ecco, nella natura inorganica invece, nella natura organica, il quadro è completamente diverso. I particolari di un organismo non si determinano per successione, sono tutti determinati dall'essenza dell'organismo. Se esaminiamo una proteina vivente, facciamo un esempio, costituita da ammoniaca, carbonati, acqua e sale, nessuno di questi quattro ha le caratteristiche poi della proteina vivente. La proteina vivente ha un quid in più che non possiede nessuno dei suoi componenti. Ci fu un celebre esperimento dello Steiner a Stoccarda, poi ripreso, ma non so, non che abbiano copiato, e ci saranno arrivati per ricerche loro, dall'Istituto Pasteur. Presero una famiglia, un ceppo di criceti, povere bestie, 10 alimentati come vanno alimentati, cioè con latte, latte speciale, e 10 con tutte le componenti nella stessa quantità, comprese nella porzione di latte data al primo gruppo. Dopo 15 giorni il primo gruppo proprio raffioriva, non aveva mai visto una goduria simile, tutto sto latte, tutto ben di Dio, gli altri sono tutti morti. Vuol dire che i semplici componenti chimici non bastano a tenere in vita un organismo, mentre bastano a tenere in vita una macchina. Io quando l'automobile ci ho messo la benzina, l'olio ai freni, il refrigerante, il carburante per l'olio lubrificante dei pistoni, chissà che, quella va. Invece no, i componenti non bastano a tenere in vita un organismo, c'è qualcosa di più che è attivissimo, solo che non lo possiamo vedere con gli occhi. In una ottica di questo tipo, noi potremmo dire quindi che Darwin sta a Goethe come la meccanica empirica sta alla meccanica razionale. Questa raccoglie dati, Darwin, questa cerca le leggi dei fenomeni meccanici. Ora, la complementarità qual è? Che i due meccanismi individuati da Darwin, verissimi, sono la selezione naturale e la risposta alla sopravvivenza all'ambiente. Ma se non ci fosse il quid ipotizzato da Goethe, queste due realtà sarebbero inerti, perché possono produrre i cambiamenti e le variazioni proprio perché c'è un quid sottostante che nonostante cambiamenti e variazioni mantiene costante l'unitarietà di fondo. Quindi quelle che per Darwin sono le cause delle modificazioni delle specie, per Goethe sono l'occasione. In questo quid iniziale, non percepibile ma assolutamente vitale, sono contenute innumerevoli forme.
Quelle che vengono ad esistenza sono quelle che sono stimolate dall'adattamento all'ambiente e dalla selezione naturale. Queste due forze estraggono da questo quint le forme corrispondenti. È una prospettiva molto diversa. I fatti sono quelli, però quello che per Darwin è la causa dei cambiamenti, per Goethe è l'occasione per cui questo quid assume certe modifiche e non altre. Quindi, sostanzialmente parlando, Goethe si concentra sul quid iniziale da cui proviene la vita, Darwin lo dà sostanzialmente per scontato, la cellula iniziale, protocitode, altri nomi, e poi parte nell'analisi delle variazioni. Quindi l'elemento determinante nella concezione gantiana, goetiana, è questo quid alla base vitale, impercepibile ai sensi ma assolutamente reale. Ed ecco perché l'antroposofia si aggancia al goetianesimo, perché questa è l'ipotesi di base dell'antroposofia. Tutte le conferenze sono qui per dimostrare l'origine della vita da un'essenza spirituale. È tanto più è credibile quanto più riusciamo a spiegarla poi nelle sue manifestazioni reali. Questo è l'aggancio fondamentale, e non solo questo, ma quello di base, per cui il goetianesimo è la cultura esoterica più vicina a quella esoterica antroposofica. Ora ci viene una domanda spontanea: ma perché nel tempo ha prevalso solo l'altra linea, quella darwinista, la raccolta dei dati? Oggi noi siamo dei formidabili raccoglitori di dati. Con una pennetta ti porti via un'enciclopedia. Tutta la Divina Commedia sta in un affaretto qui, nemmeno tanti byte. A dati siamo proprio sommersi. Nell'interpretazione non ne siamo sicuramente all'altezza. Come mai ha provato la teoria atomistica di questa nascita casuale, da questo caos iniziale, che poi sostanzialmente è sempre nei limiti del capolavoro di Jacques Monod, premio Nobel per la fisica dei primi del Novecento, che si chiamava Il caso e la necessità? Ci hanno scritto tanto sull'argomento, ma non potrei dire che l'hanno superato. E tanto l'hanno eguagliato, qualcuno ha aggiunto qualcosa. Perché questo quid così importante non lo percepiamo più? Qui ci sono parecchie risposte, dipendono da cambiamenti morfologici dell'uomo, interventi di entità ostili, ma anche la filosofia ci ha messo del suo, perché il grande Platone è quello che ha fatto la prima frittata. Quando si è accorto che i suoi diventavano materialisti in un livello insopportabile, perché lui, sì, il greco antico costituiva il Partenone, tutto, ma aveva l'idolatria del proprio corpo fisico. Cioè l'idea che morendo lo perdesse, per lui era la fine del mondo nel vero senso della parola. Ricordate la vecchia frase dell'Iliade: meglio un giorno da mendicante sulla terra che 100 anni da monarca, da imperatore nell'aldilà. Perché vedeva nella perfezione del corpo fisico il massimo dei beni, quindi era molto materialista da questo punto di vista. Platone cerca di contrastare questo formulando la teoria opposta: solo l'idea è reale, solo l'idea è continua, permane, la percezione no, perché è continuamente variabile. E comincia questa tragedia che guarda solo l'uomo, e soprattutto l'uomo occidentale, della separazione della cosa dall'idea, che nel mondo non esiste, nella realtà non esiste mai. E nelle discipline orientali è meno grave che da noi, cioè che nella tradizione occidentale. Lui lo fa con buonissime intenzioni, la via dell'inferno è la stregata di buona volontà, però determina per la prima volta l'esistenza di un mondo delle idee autonomo. Aristotele gli si scaglia contro violentemente, continua a ribadire che nella realtà non esiste la divisione tra cose e idee, e tutto è unitario, però purtroppo per tante cause concomitanti non si riesce ad affermare. Tutto rimane però a un livello sostanzialmente filosofico astratto, finché arriva l'elemento religioso, che aggrava tutto perché trasferisce tutto oltre al livello intellettuale in quello sentimentale. Basta pensare a Agostino: il dubbio è la matrice di tutte le conoscenze, dubitava su tutto, non era mai soddisfatto di nessuna risposta, e alla fine gli dà anche una valenza trascendente,
il dubbio esiste perché è posto da Dio che attraverso la conoscenza vuole essere conosciuto dall'uomo. O Dio, dubbio cosmico, persa ogni fiducia nella percezione come comunicazione della realtà di ciò che ci circonda. Chi viene dopo ci mette del suo, perché per esempio Bacone ci ha lasciato una grande eredità sul rigore dell'osservazione, ma per lui il mondo delle idee è zero, è proprio l'opposto di Platone. Spinoza non è ateo sicuramente, si muove su un altro binario, però pure per lui la conoscenza viene solo dalla ragione. Solo la ragione ci può dire, ci può rivelare l'essenza delle cose. Lo stesso Cartesio, grandissimo padre della filosofia moderna, non sfugge a questa malattia del pensiero occidentale, cioè a sfiducia totale nella percezione. Non trova nessuna sicurezza nella percezione e si rifugia nel pensiero. Si è rifugiato bene, per l'uomo dell'epoca era l'unico rifugio possibile, e lui l'ha realizzato alla grande. Però qui viene dopo, peggiora la situazione, perché arriva Hume, altro rappresentante di questo positivismo inglese così unilaterale, e ci dice: guardate, ma non state a calcolare il pensiero, le idee, tutto è frutto di abitudine. Lo sto riassumendo in un modo vergognoso. Cioè, il famoso esempio: io cammino, sento un fruscio, vado lì e vedo che c'è una pernice che mi vola davanti. C'è un'abitudine, si sa che quando c'è queste cose, abbiamo incamerato tanto queste abitudini, ma non è vero niente. È il pensiero che governa tutto. Io cammino, sento un fruscio, immediatamente il pensiero suscita in me il concetto di effetto. Da quello sono spinto a cercare la causa. Se io non pensassi, sento il fruscio, tiro dritto e buonasera, non mi interesserebbe affatto. È un'operazione di pensiero che suscita prima il concetto di effetto, dopodiché sono portato sempre attraverso il pensare a cercare la causa, il concetto di causa. Questa ha un'influenza pessima, Hume, su Kant, che già di suo non scherzava, e Kant arriva proprio all'estremo: noi non possiamo conoscere la realtà delle cose, mettiamoci una pietra sopra, la cosa in sé rimarrà un mistero, possiamo conoscere solo gli effetti che le cose hanno su di noi e di quello ci dobbiamo accontentare. Cosa dice invece Goethe alla fine di questo percorso? Goethe dice: guarda che il fatto che non riesci a percepire l'elemento potente che tutto muove, che però si muove, si articola in una sfera che va oltre il mondo dei sensi, e quindi con l'occhio, l'orecchio, l'udito non lo puoi percepire, non è colpa sua, è colpa tua che ti sei atrofizzato. Ti sei per tanto tempo concentrato solo sull'inorganico che il pensiero ha perso la sua funzione superiore, che è quella di organo di percezione dell'elemento spirituale ideale. Quindi in questo aiutato dalla sua natura d'artista. Lui dice: non ti puoi sedere in un angolo davanti a un microscopio a guardare il mondo che passa e sperare di capirlo. Ci devi entrare dentro, ci devi vivere insieme. Devi vivere questo processo di continuo divenire e sviluppo, e solo allora hai qualche possibilità di capirlo. Quindi col pensiero statico che si limita a fotografare i fenomeni, il vivente, posso capire l'inorganico e mandare un missile su Marte, ma sul vivente rimarrò sempre molto molto nell'oscuro. Non è un caso che lui criticasse molto la separazione tra arte e scienza, e noi abbiamo avuto gli esempi massimi in cui questa separazione non c'era. Non è mica facile stabilire se Leonardo è stato più grande come artista o come scienziato. Non è facile. Lo stesso Michelangelo, immenso artista, ma per tutti i lavori al San Pietro, colonnato, cupola, lì ci sono delle conoscenze ingegneristiche dietro, architettoniche, geniali direi proprio. Einstein diceva che quando lui aveva un problema insolubile si metteva a suonare il violino che suonava discretamente e si risolveva. Dice: non mi è mai successo che suonando il violino dopo non sia apparsa la soluzione. Ecco, qui è l'aggancio poi pragmatico dell'antroposofia. Abbiamo visto il primo, che è quello neosologico, cioè partire da un contenuto spirituale del mondo, e quello pragmatico perché metà dell'antroposofia consiste nel rivitalizzare questo pensiero e riportarlo ad essere organo di percezione di quello che è alla base del mondo dei sensi, ma che i sensi non possono percepire. Questa è tutta la disciplina
esoterica antroposofica. Ecco, questa dunque è il prologo di inquadramento. Adesso la seconda parte del titolo della conferenza di oggi dice mondo vegetale, minerale, vegetale, animale alla luce dell'insegnamento steineriano. Posto che dunque questo quid iniziale spirituale racchiude, come abbiamo visto in altre conferenze, chi c'era se lo ricorderà, se no può andare a rivedere su internet, l'azione delle nove gerarchie creatrici, che sono quelle della religione cristiana, angeli, arcangeli, arcai, dominazione, troni, cherubini, serafini. Come si articola questa creazione poi nel prodotto finale, cioè nel minerale, nel vegetale, nell'animale? Attraverso degli intermediari, che nella cultura orientale sono ancora conosciutissimi, piccole divinità, piccoli deva, eccetera. In quella occidentale solo nelle favole, sono rimasti solo lì. È il mondo elementare, un mondo di esseri molto particolari, che sono a scaturigine diretta dei cosiddetti grandi creatori, che hanno una vita piuttosto in evoluzione discendente, non hanno io, non hanno concezione morale, procedono piuttosto automaticamente. Ora, evidentemente, noi abbiamo sempre ribadito che il nostro mondo è fatto di quattro elementi: fuoco, aria, acqua e terra. E qui, tanto vale aiutarci con un po' di grafica, perché sennò la memoria potrebbe essere insufficiente. Carta 0,75, troppo leggera. Allora, materia fisica, gnomi, prodotti da spiriti della forma, forma irregolari, anche questo abbiamo spiegato in altre conferenze, cioè soggetti all'influsso luciferico. Hanno una fisionomia ben determinata e si occupano di minerali e metalli. Perché abbiamo detto nelle favole, Biancaneve e i sette nani, è una delle favole in cui una volta saggiamente si insegnava ai bambini, ce n'erano tante per tutti quanti. I sette nani vanno in miniera, sono piccoli piccoli, sono gnomi. Poi abbiamo dalla terra i spiriti dell'acqua, troni, spiriti dell'acqua, acqua, forma poco definita, molto mutevole, e si occupano, per esempio, di far emergere le piante in primavera. Poi abbiamo cherubini, spiriti dell'aria e infine serafini, spiriti del fuoco. Questi si chiamano ondine, questi si chiamano silfidi e questi salamandre. Ora, questi si occupano della maturazione dei frutti, questi di trasformare il calore inorganico in organico e quindi procedere alla maturazione dei semi. Riguardo alle salamandre c'è qualcosa di particolare che possiamo senz'altro dire. Se uno è onesto deve ammettere che quando guardiamo una scimmia siamo un po' a disagio, perché ci vediamo un essere un tempo, la teoria che discendiamo dalle scimmie non la sostiene più nessuno, c'era un primate comune, poi per molte cause, anche quelle individuate da Darwin, una parte si è evoluta a livello umano e una parte è discesa e continua a discendere. La scimmia di oggi è meno evoluta di una scimmia di un secolo fa. Ma non è solo questo, è che tutto il mondo animale è caratterizzato dalla mancanza dell'io individuale. Cioè gli animali hanno un io collettivo per tutte le specie, un io dei leoni, per esempio. Quando vediamo queste migrazioni immense in cui 100.000 animali partono dalla zona dell'Africa e allo stesso momento, allo stesso giorno, tutti insieme alla stessa velocità prendono una direzione precisissima, questa è l'anima di gruppo che li guida. Hanno lo stesso rapporto che hanno con noi le dita, con la nostra mente. Separate dal corpo, speriamo che non succeda mai,
vanno in necrosi, non hanno nessuna vita. È il corpo che gliela dà, sono gli arti della nostra mente. Ecco, i singoli animali sulla terra sono gli arti dell'anima di gruppo. Perché è tanto importante questo? Perché lo diciamo? Perché l'animale viene dall'anima di gruppo, quando muore, muore veramente, torna all'anima di gruppo, non ha una sopravvivenza individuale come l'uomo perché non ha l'io. Quindi la scimmia è particolare proprio per questo, non è in grado di tornare all'anima di gruppo, ma non avendo un io non si può nemmeno reincarnare. Le scimmie poi vanno a formare il gruppo degli elementari delle salamandre, che infatti sono le più evolute perché hanno un barlume di coscienza dell'io. Tutti insieme formano quello che si chiama il corpo eterico della Terra. Invece il corpo astrale, perché anche la Terra ha un corpo fisico, eterico, astrale e un io, è formato da altri elementari che si chiamano spiriti ciclici, che si occupano di posizionare correttamente le stagioni nei confronti dei due emisferi. In questo momento in Australia stanno andando verso il pieno inverno. Ora, il titolo di questa conferenza è L'uomo come sintesi della natura. Qual è il rapporto di tutto questo con noi? È molto delicato, perché siamo abituati a vederci confezionati e contenuti nella pelle. Tutto quello che succede fuori non ci riguarda sostanzialmente. Pensiamo che se do uno schiaffo a uno gli faccio male, ma se penso un pensiero carico d'odio, potesse morire ammazzato, non succede niente. Invece succede come? Noi, questi mondi spirituali di cui parliamo sempre, non si trovano al di là della galassia Andromeda, sono qua intorno a noi. Un pensiero d'odio nel devasano inferiore produce una devastazione. Un atto di altruismo, di simpatia, aiuta moltissimo la vita di quei mondi che dipendono da noi, ma quasi come noi dipendiamo da loro. Allora, che significa questo? Che vivendo noi continuamente ci relazioniamo col mondo intorno a noi, non siamo chiusi in questa pelle. Se attraversate una bella foresta, continuando a pensare agli affari della ditta, al bilancio dell'anno dopo, uscite dalla foresta senza aver speso un pensiero sugli alberi che avete visto, le forme, la loro grandiosità, vi siete presi tutti gli elementari di cui abbiamo parlato prima, quelli che fanno crescere, che spuntare, che maturare i frutti, conservare e produrre e portare a sviluppo e a maturazione i semi, ve li portate fino alla morte, ce li portiamo. Morendo non li possiamo liberare perché non li abbiamo indirizzato il nostro pensiero affatto. Quando ci rincarniamo ce li ritroviamo piuttosto ostili perché non li abbiamo liberati e ce li riportiamo come fardello per un'altra vita. Molte forme di infelicità che vediamo intorno a noi sembrano inspiegabili e sono dovute a questo fatto. Non basta. Se una persona è pigra e fannullona, proprio è il classico vitellone, questo comportamento ha degli effetti piuttosto seri. Perché per esempio incamera in sé tutti gli spiriti ciclici che alternano il giorno e la notte, e succede la stessa cosa quando muoiono, non li libera. La persona che continuamente è scontenta di tutto, quindi adesso questa è una malattia generale, Io sento persone che si lamentano di cose, io gli dico, senti un po', ma tu ce l'hai la televisione? Sì. La guardi ogni tanto, sì. Ma li vedi questi disgraziati che arrivano stuprati, menati, ammazzati ogni notte a migliaia, il figlio l'hanno perso in mare e te lamenti perché ti è arrivata una multa che quasi sicuramente, scusa se te lo dico, te la meriti sta multa. Ma l'ho lasciata in via dove sosta 10 minuti, sei stato sfortunato, il vigile che passava proprio in quei 10 minuti. Ecco, guarda, l'uomo che è scontento di tutto e si lamenta di tutto fa la stessa cosa con gli elementari che sono preposti alle fasi della luna, che non succedono da sole, vanno governate molto attentamente, se li porta dietro e se li ritrova. Al contrario, per esempio, l'uomo che avesse un senso religioso come quello che cerchiamo di attivare verso la natura, con un po' di riconoscenza, riesce a liberare gli spiriti che permettono l'azione del sole anche d'inverno, che è molto difficile. In ultima analisi, per chiudere con questo mondo elementare, gli elementari sono stati dentro di noi per millenni
e hanno fatto di noi quello che siamo. Se adesso noi cominciamo a osservare la natura secondo questi suggerimenti, entriamo in contatto con loro, li liberiamo e ripaghiamo il nostro debito. E visto che tante persone sono state interessate alla conferenza sull'aldilà, più di 50.000, non è bene passare la soglia della morte portandosi dietro i debiti, non è affatto un bene. Se qualcuno ruba, lo mettono in galera, deve sentirsi fortunato, perché comincia a pagarlo qua il debito, non si la fa franca, non sarei tanto tranquillo, di là lo paga con gli interessi. Mondo successivo, il regno minerale. Quindi questi sono gli intermediari tra i creatori e i regni terrestri. Dunque il regno minerale si forma per ultimo. Noi sappiamo dalle conferenze precedenti che inizialmente la Terra era un coagulo di Terra, Sole e Luna. A un certo punto si è staccato il Sole con una serie di entità che da quel momento hanno vissuto sul Sole. Poi, dopo parecchio tempo, si è staccata la Luna e dopo il distacco della Luna compare il mondo minerale, nel quale troviamo subito una particolarità, i cristalli, che sono una via di mezzo tra il mondo vegetale e il mondo minerale. Infatti i cristalli di rocca, si sente dire, sono un po' particolari e sono opera degli spiriti della forma, che qui si realizzano nella loro più alta espressione, perché si chiamano così proprio perché danno e mantengono la forma. Poi abbiamo i metalli che tutti conosciamo, i quali hanno conservato fino ad anche oggi la loro paternità iniziale. Per esempio, ma su, non consumiamo tutta sta carta, se no Padoan si arrabbia. Allora, Saturno, pianeta Saturno, piombo. Il linguaggio comune è precisissimo. I malati di intossicazione di piombo sono malati di saturnismo. È passata chiamata così, sta malattia. Poi Giove, stagno, Marte, ferro, beh, il legame di ferro con Marte e tutta la mitologia greca l'ha esasperato proprio. Poi Venere, rame, Mercurio, ovviamente Mercurio. Ora, da questi, con l'interazione con altre forze, con le forze dello zodiaco, si sono formati lentamente i capodistipiti degli 87 elementi della tavola di Mendeleev. Comunque questi sono i fondatori, diciamo, della comitiva. C'è poi un'altra importantissima distinzione, quella dell'oro, che viene direttamente dal Sole ed è una metallo assolutamente luciferico, lo è sempre stato. Da sempre l'oro è stato considerato un elemento di tentazione, di corruzione. Il famoso film La febbre dell'oro, per l'oro si tradiscono i valori più alti. E a un certo punto la saggezza di chi ci guida ha creato una risposta proveniente dalla Luna, che è l'argento. Ma che si intuisce che se l'oro è luciferico, perché ha già sentito parlare dei due ostacolatori, Ariman e Lucifero, l'argento è arimanico. Non a caso il più grande tradimento della storia è stato pagato con 30 monete d'argento. Ora, evidentemente queste sono realtà immense, noi qui possiamo solo accennare a quegli spunti che servono a suffragare questa convinzione che dietro la realtà fisica ce n'è un'altra e non è tutto un gioco di atomi caotico. Perché, per esempio, nel momento in cui il Sole si separa dalla Terra, distribuisce azoto all'aria e calcare alla Terra. Nel momento in cui la Luna si separa dalla Terra, distribuisce ossigeno all'aria e carbonio alla terra, e le percentuali lo riflettono. La percentuale dell'azoto è circa 78%, quella dell'ossigeno è il 21%, perché la massa del Sole è immensa rispetto a quella della Luna. Non basta. Per esempio, il Sole ha un'azione, contraria e smussatrice
nei confronti del magnetismo terrestre, dell'elettricità prodotta dalla Terra. Allora, l'elettricità prodotta dalla Terra si manifesta in un fenomeno che la scienza ha benissimo descritto, ancora una volta l'interpretazione è il contrario di quella che dà l'antroposofia, dove l'azione del Sole è debole, cioè il circolo polare artico, si forma l'aurora boreale. Eh sì, perché l'elettricità della Terra non è ostacolata e quindi può espandersi in queste meravigliose, che naturalmente interagiscono con quel poco di luce che c'è e si forma la parte visibile. E continuando su questa strada si comincia già a intravedere che cosa? Che non c'è un metallo qui sulla Terra che non abbia un'aderenza con qualche corpo cosmico intorno a noi. L'elemento più diffuso è il ferro, è l'elemento più diffuso in assoluto, che è fondamentale perché noi possiamo avere una libertà. Perché? Perché c'è un legame potentissimo tra l'emoglobina, cioè tra le particelle di ferro nel nostro sangue, i milioni, e l'influenza liberatrice degli astri. In che senso? Quando noi abbiamo la possibilità della libertà come conseguenza dell'autocoscienza. L'animale non ce l'ha, deve seguire sempre il suo istinto. L'autocoscienza significa arrivare a sviluppare un io. La grande seduzione luciferica: diventerai capace di riconoscere il bene dal male. Ma se io so riconoscere il bene dal male, mi avvio alla via, sulla strada della libertà, perché posso sbagliare. E che c'entra il ferro in tutto questo? C'entra perché l'autocoscienza nel bambino si forma per via pragmatica, perché piano piano prende contezza del mondo fisico intorno a lui. Il bambino piccolo cerca di afferrare la luna con le mani, non ha il senso delle distanze. Toccando il lettino, toccando il muro, toccando la mamma, eccetera, comincia il senso che qui c'è un mondo esterno che lui sta toccando e sviluppa la sensazione della sua natura, della sua personalità interna. Ma perché questo possa valere per tutto il corpo come indispensabile, è necessario questo ostacolo posto dal ferro. Il ferro internamente nel sangue fa la stessa funzione. Una persona che ha una modesta emorragia perde subito la coscienza. È proprio il caso classico, andate nei pronti soccorsi e tutti quei scienziati ci hanno avuto un'emorragia di lì a poco. E contraltare di tutto questo c'è il sodio, altrettanto diffuso. Adesso il sodio è diventato sinonimo di sale, ma errore. Il sale è fatto di sodio e cloruro di sodio. Non sono affatto assimilabili, il numero atomico è diverso, il peso specifico, no, nessuno sfoggio di pseudo-erudizione scientifica, state tranquilli. Però è necessario affinché noi possiamo sviluppare una mente. Anche qui le tradizioni popolari aiutano. Contadini, persone semplici, quando vogliono indicare uno che ha una bella mente, dicono quello de sale ce n'ha in zucca, ce n'ha parecchio sale in zucca. Vabbè, loro chiamano sale anche il sodio, però poveretti, non hanno fatto l'università, però intendono questo. E quindi da qui vediamo perché il titolo della conferenza, l'uomo come sintesi della natura, è sto ferro che gira per noi, cioè girando passa attraverso di noi e produce l'effetto che ci fa essere umani. Senza autocoscienza tutta la creazione del cosmo sarebbe stata inutile, perché tutto è stato creato al fine di avere un essere autocosciente e libero individualmente, che non esisteva in precedenza. Le gerarchie che abbiamo nominato sono esecutori, non hanno capacità di rifiutarsi di eseguire, tranne quelle che sono state nella tradizione religiosa definiti gli angeli ribelli, ce l'hanno solo loro. Ora, vedete quindi che anche il mondo minerale ha dei rapporti con noi intensissimi, ma possiamo andare oltre. Noi per esempio lo consideriamo giustamente morto, una pietra è una cosa morta. Quando vogliamo insultare la moglie, insulta il marito, dice c'hai una sensibilità del sasso, sei come una pietra morta. C'ha ragione quasi sempre, però dal punto di vista cosmico non è così. Il rapporto che c'è tra i minerali e il cosmo è lo stesso che c'è tra il terminale delle nostre unghie e noi. La parte finale delle nostre unghie è morta, la possiamo tagliare tranquillamente, dobbiamo tagliare,
e non sentiamo assolutamente nulla. Però fino ad un attimo prima era vivente. Ecco, il minerale rappresenta questa porzione rispetto al cosmo, quindi il cosmo sarebbe tutto l'organismo, non lo considera affatto morto. Però giustamente per la nostra percezione lo è. Non si deve nemmeno pensare che il luogo comune che appare corrisponda alla realtà. Noi siamo abituati all'idea che cose che si costruiscono siano bene e cose che si distruggono siano male. Nel regno dei minerali è proprio il contrario. Quando il minatore fa saltare per aria un pezzo di cava, tutti i minerali della zona esultano, si liberano dalla schiavitù della pietra e tornano alle loro entità creatrici. Non so se qualcuno ha un prato e ha fatto l'esperienza con lo tagliaerba di tagliarlo, c'è un senso proprio di soddisfazione che viene fuori dal prato quando uno si fa un bel taglio di capelli. Cioè nel mondo minerale la disgregazione è fonte di gioia, invece soffre moltissimo quando l'acqua diventa ghiaccio, oppure quando la terra si ammucchia nelle anse dei fiumi e piano piano diventa prima sfonda, poi zolla, poi diventa più dura. Cioè, tutte le volte che la natura minerale si solidifica lo fa a spese di grande sofferenza. Ecco, quindi il panorama di questo mondo minerale è molto vasto, ci potremmo stare sopra tranquillamente un mese, e molte visioni che abbiamo qui appena delineato sono piuttosto contrarie al comune pensare, al comune sentire. C'è rimasto un ultimo argomento relativo, non che sia l'ultimo che ho deciso di presentare stasera, le conseguenze relative a due elementi fondamentali, l'idrogeno e il sodio, la soda. Ora, nel seme maschile sono contenuti tutti e due. Qui si è sempre posta una questione fondamentale. Ma la vita da che cosa è cominciata? Prima l'uovo o prima la gallina? È quella che si è sempre chiamato, quando si usava il latino nei settori scientifici, la generatio equivoca, cioè quella generazione spontanea iniziale che produce un essere vivente utilizzando costituenti non viventi, cioè che produce un essere vivente servendosi del minerale. Chi conosce la storia della scienza sa che è una teoria che ha avuto alti e bassi continui, è stata accettata e denigrata. Dal punto di vista religioso corrispondeva a quello che dice la Bibbia, che infatti ha ragione, che dalla terra la divinità estrae il primo essere vivente, dalla madre terra, ecco che si chiama madre terra. Stranamente oggi la teoria è in grande vigore, perché torna molto bene con la visione di chi sostiene che tutto è una casualità atomica, dal caos iniziale si sono formate per statistiche miliardarie gli elementi fondamentali. Gli va bene l'idea di una generazione equivoca iniziale in cui lo spirito non c'entra niente e tutto viene dall'insieme di qualche amminoacido. Dove stanno veramente i termini della questione? Innanzitutto, se parliamo di primordi della Terra, noi vediamo che effettivamente le prime forme di vita sono nate da fosforo e soda. Il fosforo, l'abbiamo detto nella conferenza sull'idrogeno, è lo stadio successivo dell'idrogeno, che non deve per forza diventare fosforo. Una larga parte di idrogeno rimane idrogeno. Quindi già poniamo una questione fondamentale, che questi due elementi iniziali non sono affatto due elementi chimici inerti. Fosforo è il nome greco di Lucifero. Lucifero è quello che ha portato che cosa? La nascita del mondo fisico. Nel paradiso terrestre l'uomo era edenico perché non aveva un corpo fisico e quindi era immune da malattie e da morte, ma non aveva nemmeno la coscienza, che la dobbiamo solo al corpo fisico. Senza un corpo fisico l'autocoscienza dell'io non si potrebbe formare. Il corpo fisico fa lo stesso effetto che se riempite un contagocce di succo di limone e lo versate in un bicchiere, c'è la limonata. Se lo versate in un laghetto artificiale non sente niente. Ecco, prima che si formasse il corpo fisico, la spiritualità dell'uomo era così, diffusa nei mondi divini. Quindi beatitudine cosmica, ma mancanza di autocoscienza assoluta. Il corpo fisico fa proprio questo effetto di concentrare tutto,
per cui la poca spiritualità che abbiamo basta a sostenere l'autocoscienza. Quindi questi due elementi iniziali non erano affatto due semplici elementi chimici, ma avevano dietro forze spirituali altissime. E poi naturalmente c'è stata l'evoluzione del fenomeno. Nel 600 un magnifico naturalista italiano, non so perché non è abbastanza conosciuto, perché naturalmente nelle scuole non credo che forse adesso sì lo insegna, ai miei tempi no, Francesco Redi, quasi fa la fine di Giordano Bruno, perché osò scrivere un testo in cui dimostrava che i vermi nascono da altri vermi e non dalla terra. Non c'entra niente la generazione equivoca. Ma se uno va a fondo e si studia i testi del Redi, e se uno non va a fondo non capirà mai niente nella vita, cioè non che deve affondare, cioè deve andare a fondo negli argomenti, lui era un formidabile sostenitore invece della generazione equivoca iniziale. E allora come ne usciamo? Beh, se un naufrago si trova su un'isola e ha bisogno del fuoco, che fa? Ne ha bisogno per cuocere un po' di pesce, per riscaldarsi, per illuminarsi, tenere lontani gli animali pericolosi. Trova i rami secchi, trova un po' di paglia, poi si mette lì, finché esce una scintilletta, ci soffia sopra, poi ci mette, ma finalmente c'è il fuoco. Felicissimo. Dal momento che c'è il fuoco, poi, se ha raccolto in un sasso concavo della linfa resina ad albero, per cui mettendoci un po' di fuoco, un po' di luce per una mezz'ora, un'ora, che fa? Si rimette un'altra volta a fare così? No, prende il fuoco che ha già creato e lo mette lì. Perché esistevano le vestali una volta? Perché il fuoco era la forma sacrificale per eccellenza, ma anche perché se voleva avere la sicurezza che la città ci avesse sempre una sorgente di fuoco a disposizione, che non era così facile come l'accendisigari. Le vestali che lasciavano spegnere il fuoco la pagavano con la pelle. Ora, quindi, che significa tutto questo? Inizialmente la prima proteina vivente si è formata per l'interazione di sodio e fosforo, poi c'è stata l'evoluzione, riproduzione per scissione, separazione, duplicazione, partenogenesi, eccetera, 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 finché la prima forma vivente che è stata capace di generare un'altra forma vivente. Quando si è arrivati al livello dei mammiferi, l'esigenza era tale che è stato necessario creare l'uovo. L'uovo generato, e poi in questa serie qui, questi esseri a loro volta sono stati in grado di generare uova. Nel livello successivo non c'è stato più bisogno dell'uovo e il mammifero produce direttamente un altro mammifero. Livello di molti animali e livello dell'uomo. Perché senza calore non esiste procreazione. E senza umidità ricca di sale non si formano uova. Ma il processo è stato questo. Quindi la generazione equivoca è accettabile e non è affatto un inizio chimico, è un inizio spirituale che si manifesta poi nella prima cellula vivente e tutto il resto è stata evoluzione. Con questo si possono anche accettare i due criteri di adattamento all'ambiente, il criterio dell'adattamento all'ambiente di Darwin. E per il mondo minerale può bastare. Il successivo, evolutivamente parlando, è il mondo vegetale. Ora, qui tutti i vegetali vengono dagli spiriti della saggezza, che sono i più evoluti della seconda gerarchia. Angeli, arcangeli, arcai, terza gerarchia. Spiriti della forma, spiriti del movimento, spiriti della saggezza. E di saggezza nel mondo vegetale ce n'è da vendere. Hanno appena scoperto una cosa che ho trovato, che ha lasciato perplesso. Cioè c'è un piccolo lombrico che è in grado di distruggere una piantagione di mais, non lui da solo, una bella comitiva dietro. Il mais è impotente perché non si può muovere, cioè, ha sviluppato una difesa formidabile. Produce, appena arriva al suo lombrico, una particella che emana un odore formidabile che attira una vespa, solo una, che è la nemica naturale di quel lombrico. Hanno fatto esperimenti, metti un lombrico in una piantagione di mais 100 metri quadri, uno solo, dopo 10 minuti arriva la vespa e lo fa secco. È semplicemente una forma di saggezza impressionante. Allora, i vegetali anche non hanno l'io, hanno che cosa? Le anime di gruppo delle singole specie. Anche queste sono collegate inizialmente con l'io dei pianeti
Poi il complesso per cui si moltiplicano, l'abbiamo un po' già accennato parlando di Goethe e Darwin all'inizio. Quello che possiamo dire qui è che il regno vegetale però ha una costante, che è quella che la pianta si sviluppa secondo due direzioni, la verticale sole, terra, sole, e quella spirale, l'altra, l'inserzione delle foglie, che corrisponde alle orbite dei pianeti. Se una pianta è particolarmente sensibile a un certo pianeta, inserisce le sue foglie con un ritmo d'orbita, cioè che corrisponde in qualche misura a quel pianeta. E questa è la prima. Poi ce n'è un'altra che è stata proprio scoperta da Goethe, che probabilmente è ancora più importante e che lo ha convinto di quello che abbiamo detto all'inizio, che un organismo vivente si può capire solo entrando e partecipando al suo divenire. Tutto il mondo vegetale segue la formazione basata su triplice accoppiamento di concentrazione, espansione. Allora, il seme, la foglia, il calice, concentrazione, la corolla, espansione. Pistami, pistillo, li dobbiamo scrivere insieme. Pistillo, frutto. Tre concentrazioni seguite da tre espansioni. Queste sono le caratteristiche fondamentali che gli hanno fatto determinare la teoria del tipo. Il tipo è quell'insieme di leggi formative per cui noi riconosciamo la vegetalità in ogni pianta e l'animalità in ogni animale. Naturalmente anche qui siamo di fronte a un mondo vastissimo che ha per esempio dei tempi di sviluppo diversi. Per esempio l'ovario si sviluppa col calore immagazzinato l'anno prima. I petali invece hanno bisogno dell'influenza diretta della luce e delle stelle, lì, contestuale. Ci sono poi alcune particolarità che riguardano gli esseri umani di non lieve conto. Per esempio, ci sono persone che hanno eruzioni cutanee, hanno eczemi se mangiano le fragole. Perché? La fragolina naturale, la fragola di bosco, ha la capacità di attrarre a livello polverizzato tutti i minerali in un raggio di un centinaio di metri. Nell'Ottocento le anemie si curavano con le fabbriche, con le fragolette di bosco, famose quelle di Nemi, perché erano piene di ferro. Le fragole che compriamo al supermercato sono grosse come così, come cipolle, perché poverette le crescono in un vasetto e siccome non possono esercitare la loro azione raccoglitrice su 100 metri quadri, che fanno? La usano su se stesse riproducendosi. Questo è uno dei meccanismi più diffusi in natura. Negli anni 70 l'Organizzazione Superiore della Sanità negli Stati Uniti rilevò che il tumore d'intestino negli Stati Uniti era 5 volte più frequente che in Giappone, no, 6 volte. Mandarono una commissione e quelli tornarono dicendo: guardate che quelli non conoscono le farine raffinate, mangiano tutto integrale, perché nell'intestino c'è un apparato che serve a raffinare i carboidrati, le farine, eccetera, eccetera. Se gli date sempre tutto raffinato, questo non sa niente che fa, produce e si riproduce da stesso e ti crea il tumore intestinale. Hanno adottato degli accorgimenti sperimentali di dieta a base di farine non raffinate in alcune zone specifiche, dopo 5 anni il livello di incidenza era uguale in Stati Uniti e in Giappone. Ecco, la fragola fa lo stesso. Ma perché c'è l'eruzione cutanea allora in chi mangia le fragoline di ferro? In alcune persone. Perché c'ha già abbastanza ferro di suo. E se gliene date altro, si sfoga così. C'è un sistema facilissimo per capire se uno c'ha abbastanza ferro. Se c'ha una voce bella, che si capisce, tonante, che tutti i continenti dicono: stai zitto e parla piano, e non gridare, che è un calvario. Quello ce n'ha di ferro. Ci sono persone che tu stai così, sì, fai finta sempre. Sono state riunioni, mi ricordo, di lavoro in cui per il 90% ho assicurato che capivo senza aver capito assolutamente niente. E io volevo dire: ma tu perché non studi un po' di canto? Ma imposta un po', figlio mio, perché fra poco, guarda, te dovranno mettere il contrario di Beethoven, l'antoparlante invece di no, perché se no non te senti nemmeno te. Non è solo questo. Per esempio,
Le pietre di montagna, lo sappiamo tutti, per via dell'erosione, dell'altitudine, tanti si sgretolano e si polverizzano facilmente. Le radici delle piante le assorbono ed ecco perché le piante curative di montagna sono più potenti di quelle di pianura ed è la forma di omeopatia più perfetta, perché la diluizione, la triturazione l'ha già fatta la natura, triturando queste sostanze minerali che poi le piante assorbono. Ultima funzione che possiamo descrivere delle piante: tutto l'universo emana odori attraverso gas. Ecco, le piante sono in grado di percepirli tutti ed è per questo che li restituiscono come profumo. Per esempio, la violetta percepisce benissimo il profumo di Mercurio. Ci sono anche profumi sgradevoli, la safetida quella di Saturno, tiglia ippocastani quello di Venere. Chi percepisce l'odore del sole che non ne ha, non emette profumo. Le piante nel loro complesso sono veramente l'olfatto della terra. E passiamo all'ultimo gruppo, gli animali. Dunque, gli animali sono quelli che si sono formati per primi, perché l'elemento vegetale si forma mentre il sole si separa, l'elemento minerale dopo la separazione della luna, l'elemento animale prima del distacco del sole. Ora, hanno subito due caratteristiche evidenti. L'animale rispetto a noi uomini nasce, come si dice a Trastevere, nasce imparato. Se avete assistito al parto di un vitellino, di un puledro, sta lì che un po' traballucchia, povero figlio, casca un paio di volte, ma un'ora dopo è già un cavallo. Sa fa tutto quello che gli serve poi da fare nella vita. Certo, se ne volete fare un campione di equitazione, no, andrà addestrato a fondo. I cavalli della scuola spagnola di Vienna sono addestrati per anni. Ma come cavallo, allo stato naturale, un'ora dopo che è nato è pronto, è lo stesso il vitello. Ci sono specie animali in cui la madre insegna a cacciare per un certo tempo, sì, ma su cose brevi. L'uomo c'ha metà della vita per imparare, finisce laurea a 30 anni, 32 con i master, eccetera, e l'altra metà per realizzare quello che ha imparato, e poi lascia questo mondo. Se va in pensione a 63, 64, 65, oddio, la persona saggia impara fino all'ultimo momento prima di lasciare questo mondo, ma il sentiero generale, lo standard generale è questo: noi metà della nostra vita è per imparare. L'altra caratteristica che ci distingue dagli animali in modo notevole è che l'animale non è mai privo di coscienza. Noi nel sonno profondo lo siamo, l'animale anche quando dorme ce l'ha questa coscienza. Ora, le forme animali derivano dai pianeti principali e dalla loro interazione con lo zodiaco, per cui se ne sono generate moltissimo. Qui si intuisce già dal termine zodiaco, perché si chiama zodiaco, ha la stessa origine di zoo, di zoologico. Tante costellazioni: Ariete, Leone, Capricorno, Cancro, hanno nomi di animali. E ci sono delle varietà immense. Queste anime di gruppo hanno livelli evolutivi diversissimi. Per esempio, l'anima di gruppo dei coralli è molto più evoluta di quella dei bovini. La più evoluta di tutti probabilmente è quella dell'alveare, delle api, che è ancora più evoluta di quella delle formiche. È un'intelligenza così alta che noi esseri umani ci arriveremo fra due universi. Chi ha seguito le conferenze precedenti sa che noi veniamo da tre universi e ne abbiamo ancora tre: Giove, Venere e Vulcano. Ecco, arriveremo all'intelligenza dell'anima di gruppo che governa tutti gli alveari sulla Terra quando saremo quasi alla fine di quella di Venere. Cioè, sono delle intelligenze quasi al di là della nostra possibilità di afferrarne nemmeno gli spunti più elementari. Ora, in questo panorama, naturalmente, anche l'animale ha seguito un'evoluzione, non è rimasto quello che era, e continua a farlo. Per cui se uno si chiedesse, ma il futuro degli animali attuali, è giusto che abbiamo parlato di Giove, nella nostra prossima dimora planetaria arriveranno a uno stadio intermedio umanoide tra gli umani di allora e gli animali di allora, perché tutto è una continua evoluzione, un salto di coscienza continuo, l'universo vive di questo, l'evoluzione è questo, non si ripete mai. I ricorsi storici che hanno quasi ammazzato Wigge e Nietzsche erano un profondo errore.
il ritorno dell'eguale non esiste mai. Tutto si rinnova continuamente procedendo di gradino in gradino. Ora, dagli animali possiamo imparare parecchio. Per esempio, l'insetto che si precipita nella fiamma non si vuole uccidere. Tutti gli insetti sono letteralmente abbacinati dal sole, innamorati del sole. Vorrebbe gettarsi nella luce del sole. L'insetto sa che la morte è una metamorfosi e la desidera. In questo è molto più avanti di noi. Riuscire a convincere i nostri esseri umani che la morte è soltanto il passaggio a un altro stato di vita è un processo ancora molto molto arretrato. Mi sono accorto che anche tante persone praticanti, però, di fronte a questo problema ci hanno parecchi dubbi. Quindi il Bago da Seta vorrebbe raggiungere il sole, non lo può fare e tessa i suoi raggi in quella direzione. La seta è proprio materiale umano, terrestre, tessuto in direzione solare. E ci insegnano anche altro, che per esempio il bruco deve sparire perché possa nascere la farfalla. Deve sparire completamente. E questo riguarda anche noi. Quando l'uovo femminile è fecondato dallo spermatozoo maschile, si crea per un certo tempo una sostanza che deriva dalle due, in cui tutte le leggi della materia sono sospese, proprio caos assoluto. In quel caos lo spirito può cominciare la generazione del nuovo essere umano, dove la materia domina, non c'è niente da fare, lo spirito non riesce a entrare. Perché la corrente elettrica viaggia nel rame? È perché dal punto di vista della corrente elettrica il rame è un vuoto assoluto. Ci mettete la mano a una persona e la prende la scossa, perché invece è organica, è tutt'altro che vuota. Ora, anche qui, verso il mondo animale, vediamo che il panorama è molto molto vasto. Spesso le gerarchie ci hanno parlato attraverso gli uccelli, per esempio. Chi conosce la mitologia si ricorderà i corvi di Wotan. In alcune tradizioni nordiche Wotan è un'entità importantissima. Poi noi sappiamo anche qual è il retroscena successivo, perché Wotan poi diventerà il Buddha. In parecchie incarnazioni successive si chiama Gotama Buddha, perché nel sanscrito la doppia V diventa G e poi si aggiunge sempre una vocale finale. Per questo si chiama Gotama Buddha. E quindi i corvi di Wotan dicevano cose molto importanti. Allora, arrivati a questo punto, possiamo anche fare un riassunto conclusivo della nostra posizione e di questi tre regni tra di loro e rispetto a noi, in modo che a qualcuno rimanga in mente graficamente. Allora, scriviamo qui uomo, animale, vegetale e minerale, che sono i quattro regni che abbiamo esaminato. Qui scriviamo Devashan superiore, chi ha seguito la conferenza sull'aldilà sa di che parlo, Devashan superiore, inferiore, mondo astrale e mondo fisico, quello in cui ci troviamo adesso. Allora, l'uomo ha tutti e suoi quattro elementi nel mondo fisico: Dio, l'eterico, cioè l'astrale, scusate, l'eterico e il fisico. Invece l'animale ha l'io nel mondo astrale. Infatti gli animali qui non hanno io, hanno una coscienza collettiva. Qui ha il corpo astrale, l'eterico e il fisico. Il vegetale, l'io ce l'ha nel Devashan inferiore, io, poi ha nell'astrale l'astrale, poi il vegetale sta qui, l'eterico, scusate, e il fisico. Infine il minerale c'ha l'io nel Devashan superiore, poi l'astrale, l'eterico e nel fisico c'ha soltanto il fisico. Infatti noi delle pietre vediamo solo l'aspetto fisico inerte, quello morto per noi. Abbiamo visto che per il cosmo non è. Però
tutti i regni ce l'hanno tutti e quattro. Noi siamo più avanti di quello animale perché abbiamo tutti e quattro i corpi qua, che vuol dire molto. E l'animale più avanti del vegetale perché ce n'ha ben tre, questo solo due, sono tutti più avanti del minerale perché ce n'ha uno solo nel regno fisico. Conclusioni filosofiche. Allora, l'uomo non è affatto l'ultimo della serie, l'animale più raffinato. C'è una metafora terribile di chi sostiene questa teoria. Immaginando la creazione del mondo fino al giorno d'oggi come un anno cosmico, l'uomo sarebbe nato il 27 dicembre, proprio tre giorni prima. Invece è assolutamente il contrario. L'uomo è il primo essere cosmico. L'Adamo Kadmon, di cui parla la tradizione cabalistica, eccetera, si è evoluto attraverso la società. E come si è evoluto? Espellendo da sé le parti più grossolane di volta in volta. E siccome una legge cosmica universale, che qualunque entità spirituale si deve incarnare in una materia prima o poi, noi abbiamo espulso da noi tutta la mineralità, la vegetalità e l'animalità che ci avrebbe impedito di diventare esseri autocoscienti capaci di indirizzarsi verso la libertà. Quindi l'eccesso di crudeltà se lo sono presi i felini. Questo trova un magnifico esempio nell'Eliade di Omero, che era un grandissimo iniziato. Chi è Ulisse? È il primo uomo che usa l'intelletto, che non si fa più suggerire le soluzioni dagli dèi, che non va al tempio di Delo a chiedere alla sacerdotessa che cosa deve fare. Se la inventa da solo la soluzione. E qual è la soluzione che si inventa? Il cavallo. Perché il cavallo è proprio l'essere animale che si è preso l'ultimo ostacolo verso lo sviluppo dell'intelletto. In tutt'oggi il cavallo ha la testa eterica che sporge molto da quella fisica. Per cui in città, per esempio, le carrozzelle devono mettere il paraocchio, se no il cavallo dà di testa. Quindi, noi intorno a noi, nelle forme animali, abbiamo tutto ciò che abbiamo espulso. E qui è un altro caso in cui i dati sono confrontabili, ma le interpretazioni no. Il fenomeno della palingenesi viene considerato come una ricapitolazione del feto, dall'aminoacido iniziale, c'è l'enterati, molluschi, eccetera, invertebrati, pesce, rettile, anfibio, fino all'uomo. In realtà non è così. Ogni feto, e questa è una cosa grandiosa, tutte le volte espelle tutto, come abbiamo fatto nella nostra lunga storia cosmica, per poter alla fine essere l'uomo purificato che è. E molte malformazioni alla nascita dipendono proprio dal fatto che questa espulsione è stata disturbata. Lo cito soltanto perché li considero degli eroi. Ho parlato di questo con amici del Cottolengo, quelli che si occupano di questi individui veramente difficili da descrivere, povere creature. Purtroppo ci si trovano anche dei riscontri. Ora, qual è l'elemento successivo che dobbiamo accogliere? È che, come non esiste una separazione tra cose e idee, non c'è nemmeno tra realtà fisica e realtà morale. Sono proprio già nobili fronti che sono due aspetti della stessa cosa. Nelle antiche tradizioni questo era evidente anche negli elementi fondamentali. Per esempio, il fuoco è sempre stato associato all'idea del sacrificio. Gli antichi olocausti, Empedocle che si butta nell'Etna fiammeggiante, lo fa alla base di questo principio. L'aria è stata sempre considerata sinonimo di donazione. Il Dio che regala la vita all'uomo lo fa insufflandogli il respiro. L'acqua è sempre stata considerata sinonimo di rinuncia. Se qualcuno ha assistito a dei battesimi, sicuramente procedura importantissima per proteggere il bambino finché non si sa proteggere da solo, rinunci a questo, rinunci a Satana, rinunci a questo, e i genitori rispondono. Questo poi è il massimo della fiaba che oggi, quello della palingenesi, già non scherza. Tutta la luce che noi vediamo intorno a noi, è prodotta dal sole, eccetera, eccetera, è il risultato di antichissimi mondi di pensiero morenti.
Pensiero e luce sono due polarità della stessa cosa. La persona molto saggia, noi diciamo quello è un illuminato. Perché c'è sempre questo richiamo alla luce quando c'è in ballo il pensiero? Abbiamo avuto un pensiero illuminante. Nelle tradizioni alchemiche, eccetera, si chiama, parla di pensiero folgore addirittura, abbinato a un oggetto di luce potentissimo. E la conseguenza di questo è che tutto il mondo che abbiamo intorno a noi è il risultato di quanto hanno pensato, sentito e voluto entità antichissime che sono vissute prima di noi. Conseguenza che i mondi che troveremo saranno il risultato di quello che noi pensiamo, sentiamo e vogliamo, o abbiamo già sentito, pensato e voluto, e sentiremo, penseremo e vorremo in futuro. Questa può essere una prospettiva un po' disarmante nel mondo di oggi, effettivamente. Però intanto bisogna sottolineare che il male fa molto più notizia del bene. C'è chi ci fa i soldi e si fanno più soldi comunicando il male che il bene, perché di comportamenti morali, sacrificali, ce ne sono tanti nel mondo, molti più di quanti pensiamo. Secondo, per esempio, sappiamo per certo che tutte le verità di cui parla l'antroposofia, se vengono accolte, ci preparano a capire i grandi misteri della vita dopo la morte. Se vengono rifiutate, il declino della civiltà è quasi certo. Io il quasi ce lo metto per ottimismo. Allora, anche questo potrebbe essere una prospettiva, ma non tanto, perché per esempio queste conferenze vengono seguite da migliaia di persone, vanno da 50.000 a 6.000-7.000, la media si articola sui 15.000 e nel tempo prosegue, quindi non siamo proprio quattro gatti. E c'è un'ultima considerazione che potrebbe anche essere sollevante per chi ha un certo senso di collaborazione con la collettività in cui vive e non vuole pensare solo alla propria evoluzione. Quando il Signore realizza lo scandalo di quelle due città che non vogliono nemmeno nominare, le vorrebbe distruggere, però per via della giustizia cosmica che regola tutto, chiama l'angelo e dice: senti, prima va a vedere se ci sono sette giusti, perché se ci sono sette giusti non le posso distruggere. Quello torna e dice: non ci sono. Ecco, chi ha un certo senso di venerazione per la ricerca spirituale, intesa anche come contributo alla collettività, si potrebbe porre questo problema. Facciamo in modo che se torna l'angelo ci siano abbastanza giusti. Ci sono domande? Sì, in questa visione non capisco bene se lo spirito è trascendente o trascendentale. Cioè, lo spirito è nella materia, è nel mondo, o è totalmente distaccato? No, no, non c'è questa distinzione. Non c'è, assolutamente non c'è. Non esiste un fenomeno fisico che non sia contemporaneamente spirituale. Non esiste un'azione fisica che non produca conseguenze spirituali. Non esiste un'azione spirituale che in futuro non produrrà azioni fisiche. Questo noi vediamo anche intorno a noi. Tutto il disastro dell'inquinamento non è in gran parte frutto di comportamenti nostri che derivano da che cosa? Da comportamenti immorali, eccessi di ogni tipo. Quindi è l'atrofia del nostro pensiero che ci porta a vedere soltanto la realtà fisica, però è un nostro difetto. L'antroposofia ha delle discipline molto, molto sviluppate per riportare il pensiero in grado di percepire anche la controparte spirituale delle persone, delle cose e degli eventi. In questo schema illustrato lo spirito si associa all'io, che nell'essere umano è l'unico... Guardi, questa, l'essere umano è tripartito, cioè è costituito di corpo, anima e spirito. Lei cammina per un prato, sente il profumo dei fiori, percepisce il colore delle piante. Questo è fisico, glielo trasmettono i sensi fisici. A una pianta le piace di più, un colore di meno, un odore di meno, un colore di meno. Questa è anima, è la sua reazione animica. Quando comincia a riflettere perché quella pianta l'anno scorso era quasi morta e quest'anno si è ripresa, perché quest'albero che sembrava invece moribondo è morto definitivamente, perché quello vicino no. Quando comincia a riflettere, quello è spirito.
Quindi per noi essere umano lo spirito si identifica esattamente con l'attività pensante, che è la nostra più alta manifestazione spirituale. Questi altri regni ce l'hanno tutti, però non nella sfera fisica. Il mondo animale ce l'ha l'io, però nell'astrale. È quell'io che, per esempio, governa le grandi migrazioni, che spinge una tartaruga dopo 30 anni a tornare sulla spiaggia dove è nata, dopo 30 anni. Non ci trova niente perché i mari si stanno sciogliendo e quindi le spiagge andranno tutte sotto, non sapranno come fare e scompariranno intere specie. La stessa cosa vale per il mondo vegetale, che ce l'ha ancora più in alto, ma tutte le piante hanno ritmi, seguono. Cioè, chi li governa? Come mai? Come mai ci sono questi ritmi così precisi nel appassimento, crescita, maturazione, eccetera, eccetera? Ce l'ha pure il minerale, ce l'ha così in alto l'io, il minerale, che sta nelle fasce superiori, addirittura oltre lo zodiaco. Per cui per arrivare un giorno a percepire l'io dei minerali dovremmo arrivare su un vulcano. Riguardo la citazione che ha fatto a Sole Mai, che ha pronunciato lei però, io non l'ho detto. Quindi lei pensa che ci possano essere delle forze che tendono a, diciamo, correggere delle devianze che ha o ha avuto l'uomo nel corso del tempo, devianze autodistruttive? Tutto ciò che si può recuperare va recuperato. Non so, se lei ha amicizia in campo chirurgico, non c'è niente di peggio per un chirurgo quando dal laboratorio analisi, dalla clinica all'internista dice: guarda, non c'è niente da fare, sto piede diabetico, bisogna amputarlo. Se conoscete i chirurghi è un momento terrificante questo per un chirurgo. Non c'è niente da fare, se vuoi salvare il resto lo devi dare. Ecco, noi viviamo in una civiltà che di moralità ne sta accumulando parecchie. Allora, una minoranza di persone che si dedicano alla ricerca spirituale, cioè hanno controtendenza, ha un'importanza fondamentale, corrisponde a quei sette. Adesso a livello nazionale non so quanti, però siamo diverse decine di migliaia. È bene saperlo questo, sapere che si ha anche questa responsabilità. Prego. Il rapporto tra l'uomo e l'animale, inteso? Nella misura in cui c'è l'uomo ha una, sviluppa una coscienza, no? E alcuni animali, come per esempio il gatto, o prima di morire, sviluppano una coscienza. Alcuni gatti. Alcuni gatti, quelli che vivono in certe condizioni. E la foto che trovo animale, perché ci sono degli esempi, anche attualmente. Gli egizi erano un animale sacro, il gatto, ce l'avevano sempre in mano. La somma di Dio, vale, okay. No? Ma dico, ma perché ci sono anche degli esempi viventi di uomini che convivono con degli animali, anche feroci, tipo dei leoni, non avendoli ammaestrati. In Sudafrica c'è una storia anche sì, sì. È un fenomeno che, sì, sì, lo conosco. Su questo fatto che non li abbiano ammaestrati, vorrei capire cosa intendono esattamente. Certamente che se prendi un animale già adulto, se vuoi tentare un qualche cambiamento, bisogna che lo ammaestri e ti serve anche di molti farmaci. Per cui... Ma se è cresciuto insieme a dei cuccioli, a dei piccoli, ci sono dei cittadini inglesi dove la gente va in giro col maialino invece che col cane. Sembra che siano assolutamente surrogati. Poi c'è anche da dire che probabilmente bisogna vedere questo australiano dove porta l'estensione del suo io, perché potrebbe essere uno che ha l'io qui nel corpo fisico, ma che lo riesce a, per esempio, almeno eccezionalmente, a portare nella sfera astrale, che poi è la sfera dell'angelo, non è che sta a 50 gerarchie più alte di noi. La chiaroveggenza significa riuscire a portare la percezione a livello angelico, non è una distanza incolmabile. E può darsi che una parte del suo io ce l'abbia questo aggancio e quindi si trova esattamente in coincidenza con che? Con l'anima di gruppo degli animali. Questa convivenza avviene sicuramente, se avviene per questo percorso, attraverso un rapporto dell'io di questo ricercatore australiano, ma non col singolo animale, con l'anima di gruppo di quella specie. Perché lui riesce a fare convivere con se stesso, per esempio leoni, tigri, bambini, senza che questi litigano. Sì. Adesso questo poi andrebbe visto personalmente sul campo, eh?
perché c'era quello che disse: a me non mi fanno niente, la volta dopo è arrivato così. Io credo alla realtà di questo fenomeno, però si spiega sempre con un rapporto dell'io con l'anima di gruppo nel campo astrale. Non ci balzi di animale. Ah, non ci balzi di animale, sicuramente. Io credo che quasi mio padre mi diseredava perché non volevo andare a pesca con lui. Quando diceva: ma perché? Ma quello soffre quando gli ficchi l'amo qui, oh, ma prova a ficcatelo te in amo in bocca. Tutti gli animali, tutti quelli che hanno un cuore soffrono. Qualunque animale ha un cuore soffre, c'è niente da fare. Poi fa pure male. Prodotti animali sì, però, latte, latticini, campagna, prodotti animali. No, no, l'animale è... Oltretutto l'animale non ha una ragione per farsi. E quindi soffre ancora più di noi, questo è certo. Ma è grazie a tutta questa sofferenza che si conquisteranno il livello umanoide su Giove, mentre invece noi tutte le sofferenze imposte agli animali le pagheremo caramente. Tutti i germi patogeni che abbiamo derivano da quello. L'origine dell'AIDS, che ha appena ammazzato il 40 milionesimo malato nel mondo, se continuiamo a trattarle male, Ebola e compagnia bella, ne avremo a bizzeffe. È un argomento abbastanza importante. E lei che cosa ricorda di quel discorso? Che Steiner sosteneva che tramite questi vaccini venissero misurate sostanze che diminuivano lo spirito degli esseri umani. Questa è un'interpretazione che ho sentito dire anch'io. Però in realtà lì c'è stata una certa confusione tra l'elemento spirituale e l'elemento animico, anche perché la traduzione tedesca dal tedesco in questo non aiuta. Allora, mi portate un argomento, non c'entra niente la conferenza di oggi, però per esempio le quattro malattie sintematiche fondamentali hanno sempre avuto il compito di staccare completamente il corpo astrale del bambino da quello della madre. Ora, fermo restando che le quattro obbligatorie sono malattie che non hanno terapia, se ti prendi il tetano non ci fa niente a nessuno, se ti prendi la polio ti passi la vita storto. Poi il tetano che fa? Aggredisce i centri nervosi centrali e cominciano, l'uomo perde il controllo dei propri arti. Nelle quattro malattie sintematiche, qual è evidentemente? Steiner diceva: attenzione, che il vaccino aiuta a staccare il corpo astrale del figlio dalla madre, che si deve staccare, perché questa è una delle tragedie. Io vediamo ragazzi di 50-60 anni che preferiscono il consiglio della madre a quello della moglie, che è una cosa allucinante. La medicina dunque che dice in questo caso antroposofica? Dice che la madre deve sostituire quello che non fa il vaccino, deve stare molto attenta nell'educare questo figlio, ad evitare ogni eccesso di affetto, di familiarità, di dipendenza, e deve fare lei quello che avrebbe fatto il vaccino. Il discorso dei vaccini poi va correlato a molte variabili. La prima è che grazie a parecchi miglioramenti oggi sopravvive gente che una volta moriva nel parto o nei primi due mesi di vita. Quelli che sopravvivevano erano fortissimi, probabilmente non avevano bisogno di vaccini. Quelli che sopravvivono oggi sarebbero dolbere, come dicevo, quindi non è detto che ne possano fare a meno. Poi l'età della procreazione in Occidente è molto avanzata e questo indebolisce. Il ricorso al parto non naturale, l'alimentazione con latte artificiale, queste sono tutte cose che bisogna considerare come. Inoltre sono figli di generazioni che già da 3-4 generazioni non mangiano più cibi naturali. È stato calcolato che una pianta di insalata nel dopoguerra aveva 10 volte le vitamine che c'è una pianta di insalata di oggi, a essere prudenti. Per non parlare poi di tutte le sostanze, mi ricordo una scenetta in cui si vedeva uno si misurava la febbre mettendosi un merluzzo sotto l'ascella, per tanto mercurio che ci hanno dentro. Le variabili sono moltissime. Inoltre la medicina antroposofica ha dei rimedi che si possono somministrare prima delle vaccinazioni e che riducono di moltissimo le possibili complicanze.
Quanto al rapporto con l'autismo, lo trovo un po', ma magari con un vaccino si producessero delle qualità autistiche superiori. Io conoscevo un ragazzo che prendeva l'elenco telefonico di Perugia, lo guardavo qualunque pagina di aprivo 20 secondi e ti diceva tutti i nomi con i numeri e non ne sbagliava uno. Che un vaccino possa dare questa capacità mi sembrerebbe un po' strano. Indubbiamente, purtroppo, l'indebolimento fisico della razza umana è costante. Guardi, faccio un esempio molto semplice. Noi comprendiamo il cane fiuta. Perché? Perché noi abbiamo trasformato il cervello olfattivo in cervello a disposizione dell'attività cerebrale intellettuale. In una buona educazione del bambino questo andrebbe monitorato molto bene, perché se lei esagera, è capace di memorizzare un libro ma non sa mettere un chiodo, non sa mettere un bottone. È già stato dimostrato che le abilità manuali dell'umanità in Occidente sono perse moltissimo, anche per furia di affidare alle macchine. Quando si perdono si atrofizzano del tutto, sono come gli occhi delle marmotte, la generazione successiva nasce senza occhi. E lì si sfiorano veramente dei pericoli verso l'autismo, perché chi sviluppa troppo il cervello intellettuale a spese di quello sensoriale si priva di grosse difese contro l'ambiente, perché tutto sommato noi dei sensi abbiamo molto bisogno. L'animale, per esempio, ha un apparato gustativo molto più potente del nostro, si gode i cibi più di noi. Se l'umano ce l'avesse, vedremmo ristoranti con la gente che salta per la contentezza ogni volta che manda giù un boccone di spaghetti. I rapporti sono sempre questi, bisogna vedere il livello evolutivo a cui ci troviamo. E possiamo aggiungere anche un'altra piccola postilla, che io mi ricordo quando io ero bambino, mai sentito di un adulto che prendesse il morbillo. 400 medici in Toscana il mese scorso, medici che stanno pure attenti a non prendersi le infezioni. Mai sentito dire di una complicanza del morbillo così frequenti, una ogni 1000, una ogni 3000 mortale. Poi sa, girano dei luoghi comuni che non ci raccontano. Per esempio, quattro vaccinazioni obbligatorie. Tutti quelli che lavorano nel settore sanno che il vaccino tetravalente non si trova più da un sacco di tempo. C'è quello esavalente. Quindi se lei può fare quelle quattro, deve fare sei, non ci sono dubbi. Quindi sa, è un argomento, si è un po' esagerato anche sul ruolo delle case farmaceutiche. Alle case farmaceutiche gli conviene che viene la malattia. Col vaccino, per esempio, in Italia l'anno prossimo è prevista una spesa di 350 milioni. Solo per curare l'epatite C siamo intorno ai 2 miliardi, casi molto limitati. Quindi se ne dicono tante in materia. Però, ripeto, l'educazione può supplire a quello che le ho detto. E ci sono farmaci antroposofici che annullano praticamente anche nell'animale possibili conseguenze fisiche della vaccinazione. Un buon medico antroposofico le sa consigliare. Prego. Dove si comprano questi farmaci? Devi andare da un medico antroposofico. Solo i medici devono prescrivere farmaci. Ce n'è uno a Terni, ma non c'è. C'è uno a Terni, c'è uno a Firenze, c'è uno a Gubbio. A Perugia? Ancora no. Ancora no. Speriamo in qualche giovane volenteroso. Altre domande? Io pensavo a Ulisse, che è vero che... E lui pensava a lei? Chi lo sa? Il dubbio, mettiamo le bocche, la sospensione. Cioè lui è stato il primo uomo a usare l'intelletto. Sì. Però oltre all'intelletto ha usato... Dice che era un buon figlio di buona, ma chi usa molto l'intelletto ce l'ha sta tendenza, non essere un santarello. Non so. Se ricorda il settimo sigillo dell'Apocalisse, la lingua biforcuta, una che va verso il bene, una che va verso il male. Dice così la... I troiani si devono imparare a lasciare stare le mogli degli altri. Vabbè, ma pagarla così. La lezione è quella che... Ok, lascio un elenco di libri steinerieni e il mio numero di telefono se qualcuno vuole chiarimenti e grazie.